tutti, eccomi qui con un altro video e anche oggi andiamo a provare almeno una cosa nuova, ovvero il Brow Fix di Anastasia Beverly Hills. Sono molto curiosa, ho preferito fare due video separati con le novità che ho acquistato da Sephora proprio per provarle bene una alla volta, anche se anche oggi andrò ad utilizzare il primer di KBD Beauty. E niente, voglio fare un look un po' colorato, mi sto impegnando un sacco a uscire un po' dalla mia comfort zone dei colori caldi eccetera, e quindi vado a recuperare una palette di Nabla che ha un ombretto, un colore che secondo me è molto di tendenza, diciamo così. Vediamo cosa ne esce fuori. Quindi sigla e poi si comincia. Devo dire che questa camicia è bellissima e si porta chiusa così, però non è molto comoda chiusa così, anche se fa il suo effetto, mi piace molto il collo e quindi la terrò sbottonata. Ecco, va bene lo stesso. Cominciamo! Ok, cominciamo con la mia nuova ossessione, ovvero il Shake Primer di KVD. Davvero mi è piaciuto un sacco, quindi sono super felice di usarlo anche questa volta. E stavolta lo utilizzo su entrambe le palpebre. Chissà se qualche brand low cost scoprirà l'intruglio e ne farà una versione a pochi soldi. Staremo a vedere. Inizio con una delle nuove matite di Neve Cosmetics. Questa ve l'ho già fatta vedere. Si chiama Amigdala ed è quella marrone. E la vado ad applicare come guida nella parte più esterna di palpebra. In questo modo quindi sono salita fino alla piega e poi sono rientrata un pochino e adesso con un pennellino vado a sfumare. Bene, nel frattempo ho spostato anche la candela. Comunque la palette che vado ad utilizzare è la Soul Blooming di Nabla, che è decisamente primaverile e a questi colori qua io vorrei usare questo, ma andiamo di marroni nel frattempo e vado di Middle Karma, uno dei miei preferiti, questo, che sfumo sopra la matita che ho appena steso. E per rinforzare un po' la parte più esterna vado a scegliere Caravaggio, che è il marrone più intenso, e lo sfumo leggermente qui. Vedete che lo sto applicando poco alla volta, in modo da non caricare troppo, ma sfumare e definire bene. Scelgo un pennello più ampio per sfumare ulteriormente i bordi e quindi fare una bella sfumatura appunto diffusa. Con lo stesso pennello scelgo adesso Gea, che è questo qui, e lo sfumo proprio sul bordo, quindi in questo modo. Ok, scelgo adesso Flowery, che è questo color carta da zucchero, almeno secondo me, e lo vado ad applicare nella parte di palpebra dove non ho ancora applicato alcun ombretto.
torno a sfumare un po' i bordi. E vado ad intervenire anche sulla parte di via esterna in modo da mischiare insieme i colori. Quindi un po' alla volta applico Flowery e Caravaggio, sempre poco alla volta, così da creare, come vedete, una bella sfumatura e quindi non lo stacco tra un colore e l'altro, più che altro. Bene, per definire ulteriormente il trucco ci vuole l'eyeliner. Scelgo questo marrone di L'Oreal. Ok, passiamo al viso e come primer scelgo il Touche Eclat Blur Primer di Yves Saint Laurent, che io ho in mini size. E questo è un primer decisamente siliconico, si sente proprio quando si applica. Anche la sensazione sulle dita è molto strana. Come correttore uso quello color pesca di Cookie Cosmetics, questo qui. E come fondotinta di Universal Foundation di Astra, tonalità 04N, quindi la più scura delle due che ho. Questo è un fondo, come sapete, che ha una copertura media. Però, insomma, uniforma, copre. Non è malaccio, dipende da quello che cercate, ovviamente. Se invece volete un fondotinta sempre low cost, ma con una coprenza decisamente superiore, allora vi consiglio il Transformist, sempre di Astra. Passo la spugnetta. Anche per uniformarlo bene, perché ho visto che con il pennello rimangono un po' di righe. Sempre di Astra vado a scegliere il correttore Long Stay nella colorazione 02. Giusto per intensificare un po' la coprenza del fondotinta. Quindi, come vedete, lo sto stendendo non in zone concentratissime, ma lo porto anche proprio sul viso. Per fare un po' di contouring, sempre di Astra, scelgo lo Skin Stick Foundation nella tonalità 35. D'estate questo lo uso come fondo, ma adesso insomma va bene per scolpire un po' il viso. Come vedete non è troppo scuro, è giusto un po' più caldo, più che altro. Molto bene, possiamo tornare agli occhi e scelgo di nuovo la pastello Amygdala, sì, di Neve Cosmetics e la porto nella prima parte di palpebra.
Dopo aver sfumato, riscelgo Flowery e lo applico verso la fine della palpebra. E per dare un tocco luminoso vado a scegliere Garden Gate. Come mascara applico quello marrone di Espresso. Flowery è molto bello come colore, ma come notate rimane molto gessoso e non è super perfetto. Adesso lo ripasso un pochino. Ok, come bronzer scelgo quello di Yves Rocher al profumo di Monoi. Prima di andare avanti, spruzzo un po' di mist della linea Hello Good Stuff di Essence e tampono il viso con la blender in modo da togliere un po' l'effetto cakey o gessato, insomma, pastoso. Come blush vado a scegliere Satellite of Love, sempre di Nabla. Ed è giunto il momento sopracciglia, sono un po' emozionata perché lo voglio provare da quando è uscito. Quindi Brow Freeze di Anastasia, eccolo qua. È questo pottino trasparente che ovviamente a me dispiace un sacco usare, ma devo farlo. E per non sporcarlo troppo vado a metterne un po' su questa palettina di Primark che avevo preso milioni di miliardi di anni fa, che contiene anche una sfatolina, quindi vado a prenderne un po'. Speriamo basti. Lo vado a mettere qui e con questo scovolino lo vado a prelevare. Beh, direi che la differenza c'è. Poi ovviamente, insomma, bisogna starci un po' dietro e pressarle eventualmente un pochino con il retro del pennello e dare la forma che preferite, soprattutto sul finale. Adesso io ho usato la palettina, ma ovviamente potete pucciare lo scovolino all'interno del prodotto, metterlo sul tappo, sulla mano, dove volete. Sappiate però che se usate uno scovolino sporco si sporca anche il prodotto, logicamente. Credo che abbiano fatto anche il pennello proprio adatto al brow freeze, che ha da una parte lo scovolino e dall'altra la parte piatta in modo da appiccicare e sistemare bene le sopracciglia. Dovremmo esserci. Per riempirle vado ad usare le Bushy Brows di Lime Crime, versione brownie e smoky. Sapete che io ho sempre due colori per questo tipo di prodotti e inizio sempre dalla tonalità più chiara.
che non capisco perché, rossiccio. Ok, più o meno dovremmo esserci. Effetto rossiccio a parte che si vede soprattutto qua. Però devo dire la verità, non mi era mai capitato con magari il soap brow o la lacca o gli altri prodotti che avevo utilizzato prima di questi. Anzi, delle volte tendeva al verdastro. Misteri. Come illuminante vado ad usare il Sea Pop di Becca, che come sapete non troveremo più da Sephora perché sostanzialmente è fallita l'azienda e causa pandemia, insomma, hanno avuto dei problemi e hanno chiuso tutto, quindi si va ad esaurimento scorte. Se c'è qualche prodotto di Becca che vi piace, vi consiglio di acquistarlo finché c'è. Dopo tanto che non la applico, sulle labbra inizio con la Borderline DY con tonalità Deep Brown, la mia preferita. E come rossetto il Mini Mocha di MAC. E questo è il look terminato e devo dire che mi piace. Spero piaccia anche a voi, spero di avervi dato un'idea carina per usare la Soul Blooming, che è una palette molto primaverile. Che dire, sono molto contenta del Brow Freeze di Anastasia Beverly Hills, devo un po' prenderci la mano, però insomma direi che il risultato è molto interessante. E niente, il look mi piace tanto, spero anche questa volta di essere uscita un po' dalla mia comfort zone, mi sto impegnando. E lasciatemi un commento qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Se siete arrivati fino a qua, lasciatemi un emoji a fiore nei commenti. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e lasciatemi un pollice in su così mi aiutate. E se riesco metto tutti i prodotti nell'info box e trovate lì anche il link per tutti i miei social, quindi vi aspetto. Vi saluto e alla prossima. Ciao!